Marco Biamonti, Ediman, meeting e congressi, incentivare. La Puglia si sta preparando, vuole aprirsi al turismo d'affare, ad affari, si prepara ad attrezzarsi per aggredire o accogliere questo tipo di turismo. Lei ha visitato stamattina il centro congressi in padiglione, il nuovo padiglione in Fiera del Levante. Ieri ha partecipato al convegno organizzato da Federcongressi. Che idea si sta facendo delle prospettive pugliesi in questo importante segmento del turismo? Beh, in termini economici è probabilmente addirittura il più importante segmento del turismo, perché pur muovendo meno persone di quelle che muovono sia il turismo balneare che quello delle città d'arte o culturale, ogni partecipante a un congresso incentive che sia una capacità di spesa mediamente tra le 2 e le 5 volte superiore ad un turista normale, quindi evidentemente è un business molto interessante, però è appunto un business, nel senso che va affrontato e aggredito con consapevolezza e professionalità. La Puglia è una destinazione adatta sia per i congressi strictu sensu, cioè tipicamente i congressi scientifici, medici, sia per gli incentive e le convention aziendali, quindi per ambedue i segmenti, associativo e corporate. Naturalmente le destinazioni specifiche della regione sono in grado di poter soddisfare in maniera diversa questi determinati segmenti. Bari, ad esempio, con ciò che la Fiera del Levante ha già realizzato, cioè il grande padiglione congressuale, e ciò che in tempi brevi andrà a completare, cioè il centro congressi, potrà costituire un punto di riferimento unico in regione per poter attrarre i grandi eventi congressuali nazionali e internazionali che sono scientificamente provato quelli effettivamente che portano il reddito più elevato. Affinché questo però possa avvenire è necessario che la città si costituisca in un corpo comune al fine di poter fornire tutti quei servizi necessari all'organizzatore o al promotore del congresso di poter scegliere Bari anziché un'altra destinazione. Attenzione che qui stiamo competendo su un mercato internazionale, di conseguenza Bari deve potersi paragonare a tante altre destinazioni che sono in questo momento, se non altro, ben più avanti in termini di organizzazione, cioè capacità di recepire un numero molto elevato di delegati e fare in modo che tutto fili liscio. Affinché questo possa avvenire, il punto focale è costituito da quello che viene nel nostro settore chiamato il Convention Bureau, cioè un'entità aggregativa dell'offerta qualificata, in primis gli alberghi, però in secundis anche tutti i servizi collegati a un'attività congressuale, i trasporti, i servizi tecnici, gli allestimenti, i catering, gli spettacoli, tale che la città si possa proporre in maniera credibile e affidabile a coloro che chiedono di valutare Bari come destinazione per un congresso. Altra cosa invece sono gli incentive o le convention aziendali. Gli incentive che ricordo avere l'obiettivo principale, che è quello di motivare il partecipante, di conseguenza hanno una connotazione appunto prevalentemente aziendale, cercano oltre che all'efficienza anche lo stimolo, il ricordo, la piacevolezza, il valore del brand, tipico per la Puglia, tipica come destinazione incentive è il Salento. Il Salento che ha una immagine che si è andata, fra l'altro, che è andata crescendo fortissimamente negli anni, che è lì per essere colta. Il Salento nel settore dell'incentivazione siede su una miniera d'oro.
come andare a prendere gli incentivi, adesso mi interrompi perché andare a prendere gli incentivi è una cosa estremamente complessa. E il convention